un grande piacere e un grande onore e anche una grande emozione accingermi ad aprire il convegno che abbiamo organizzato per avere l'open day dell'impianto Mater Biotech per il biobutandiolo rinnovabile. Ho voluto intitolare, come avete sentito, il convegno Bioeconomia e la riconnessione tra economia e società attraverso l'innovazione, perché ritengo che, oggi sono più convinta che mai, che non ci possa essere appunto un'uscita dalla crisi e una maggiore stabilità se non riusciamo a riconnettere i nostri territori, a rimettere le radici dello sviluppo sostenibile da parte delle imprese nei territori, coinvolgendo le comunità locali. Oggi finalmente siamo qui e sono particolarmente felice perché tagliamo un nastro importante per la nostra economia. I want to talk to you a little bit this morning about the link between economic performance and environmental performance. Today is an important and a momentous day for this region and for, I believe, Italy as well, but also for the global bioeconomy. Questo stabilimento è una dimostrazione che dopo i progetti, dopo le analisi, siete passati ai fatti e i fatti li avete realizzati e oggi questo stabilimento è operativo. La politica da una parte, ma la buona industria dall'altra, può sicuramente significare oggi l'unico traguardo vero in cui credere. Coldiretti continua a lavorare con Novamont, ma Coldiretti vuole davvero, immagina un futuro in cui i modelli replicabili in Novamont possano diffondersi sui nostri territori e creare valore aggiunto. Sono particolarmente contenta perché questo nuovo impianto produttivo diciamo che concretizza il lavoro che stiamo facendo in Europa. È un momento di forte contenuto, perché questa iniziativa industriale indica una strada per il futuro. Quello che vediamo oggi è un momento importante, perché non è solo posti di lavoro, ma è posti di lavoro di alta specializzazione, di elevato livello. I fermentatori sono dei grandissimi serbatoi dove all'interno appunto avviene la bioreazione, quindi la fermentazione degli zuccheri che vengono trasformati in biobutandiolo. Questo butandiolo non è importante soltanto in quanto è un primo prodotto biobased disponibile sul mercato, ma è importante perché è un anello, è una parte di una filiera virtuosa che, trainando un prodotto, traina un sistema e ha delle ricadute fantastiche sui vari territori in cui si sviluppa.